Sembra che andiamo in un posto assai tipico, dove arriva una fragranza e voi non potete sentire. Sì, c'è un profumo qua, tanta roba. Cheers! Ora di andare a letto. Questa sera devo testare due nuovi guanciali. Direi che scelgo quello più basso, quindi l'ho, perché io molto spesso dormo anche a pancia in giù, quindi a livello posturale forse è meglio un po' più basso. Buonanotte. Contento, sto bello rilassato. Mal di schiena un cavolo. E mo siamo pronti a pedalare. Terzo del tempo lo passiamo a dormire. Oggi capiamo un po' dove dormiamo, come dormire di più, dormire meglio, addormentarci prima, non svegliarci col mal di schiena, quindi è sempre importante avere la bici performante, la tecnica di nuoto corretta, la tecnica di running corretta. Forse anche è importante cercare di capire queste 6, 7, 8, 9 ore dove le passiamo e come le passiamo, perché il recupero fa parte dell'allenamento. Manca veramente poco al passaggio del Giro d'Italia. Siamo già dentro l'autodromo di Imola. Mancano pochi istanti alla conclusione, vinto! La tappa, vinto! Fucilata Sam, siamo tutti qua, ha staccato tutti quanti, ha fatto un altro sport. Io faccio il microsonno adesso.